Buongiornissimo. Buongiornissimo. Siamo sotto al temporale. Siamo sotto al temporale, siamo tornati. Avevamo fermato tutto per la Gamescom, come sembrava dovessero esserci annuncioni, non c'è spazio per l'idiozia. Non è successo un cazzo. Niente, zero. Torniamo. Sì. Però possiamo dirlo tranquillamente. Questa è una rubrica che sta perdendo visite puntata dopo puntata. C'è questa emorragia di visite. Esatto. Per questo motivo, abbiamo scelto un argomento che secondo me riuscirà a catalizzare l'attenzione. Esatto, perché attenzione, è una bella puntata di merda quella che state vedendo, ma non perché è brutta, perché il Firuge è la cacca fecale, scatologico. Sì, la cacca. E cominciamo ma con quante risate si sono sempre fatte con la cacca. Tantissime, da che mondo è mondo si ride sempre tantissimo, esatto, con la cacca. Iniziamo parlando di una grande iniziativa imprenditoriale. Sì. È una startup, scusa Fabio. Non è una startup, attenzione. Si chiama questa compagnia famosissima di supplements, quindi di vitamine, di integratori. Sì, esatto. Questa compagnia We Are Feel, compagnia britannica, che attenzione, è una compagnia rispettabile assolutamente, che ha voluto dare una marcia in più all'assunzione di vitamine. Certo. Dicendo che l'assunzione di vitamine, di supplements, non deve essere per forza una roba noiosa che tu ti prendi le vitamine perché le carenze, il deficit di questo. Può essere anzi una cosa che oltre a far bene, produce anche qualcosa di meraviglioso. Esatto, voi direte, quale sarà stata questa grande iniziativa? Avranno fatto un packaging molto divertente, avranno fatto una campagna pubblicitaria innovativa, avranno assunto dei testimonial pazzeschi. Oppure inventato una modalità di assunzione completamente nuova. Nuova, esatto. Sì. No. No. Attenzione, questa grande compagnia ha realizzato questa campionatura, potremmo dire, perché è una cosa limitatissima in 50 esemplari. Esatto. Di queste vitamine, di queste pillole di vitamine. Sì. Sono completissime perché hanno lo zinco, il ferro, l'acido folico, tutto. Hanno la caratteristica di essere imbevute, anzi di contenere al loro interno delle arricchite da questo glitter commestibile. Sì. Un glitter edibile, che non fa male, ma che ha il vantaggio di non essere pienamente digeribile, solo parzialmente digeribile. Esatto. Questo cosa significa, Fabio? Cosa comporta? Che quando voi andate a fare la cacca, grazie a queste vitamine, il vostro cesso sarà tutto completamente glitterato. Potete fare degli stronzetti glitterati. Bellissimi, meravigliosi. L'odore credo che sarà sempre quello, però l'aspetto sarà molto più bello. Esatto, per rendere finalmente bella una cosa che bella non è. Che bella non è. E Voi direte, questi 50 pezzi ci avranno messo una vita a essere venduti, certo, oppure avranno fatto un flop, perché alla fine a chi può interessare? Anche perché $14.50 per 30 capsule, non è poco. E poi a chi può interessare? Perché quando tu caghi tiri l'acqua subito ed è finita. Non è che stai lì a fargli le foto per Instagram. Esatto, a chi può interessare di fare la caca con glitter? Polverizzate queste 50 scorte, polverizzate, vendute subito. Quindi purtroppo dovete aspettare per avere anche la vostra. Esatto, perché l'azienda sta valutando di produrre su scala industriale. Esattamente. Ma andiamo a un altro argomento. E qua, caro Andrea, tiriamo fuori un argomento che ci sta a cuore. Sì. Idiozia per il sociale. Noi, una delle nostre mission, la prima è di non diventare mai ricchi, e ci stiamo riuscendo. Certo. La seconda è di trovare una soluzione all'intestino pigrissimo di Pierpaolo Greco. Esatto. Pierpaolo Greco passa anche settimane intere senza andare a fare la cacca. Settimane intere no, però quando ci portavano in trasferta, adesso non ci portano più, Pierpaolo Greco non cagava quasi mai. Questa è una cosa gravissima secondo noi, e tu Andrea, che sei un maestro di questa arte, sì. Hai individuato un prodotto che potrebbe fare a caso suo. Esatto. Attenzione, è questo cereale, un cereale insomma normalissimo da mangiare a colazione, che ha una quantità di diciamo che tanti cereali proprio hanno di fibre, hanno come vantaggio, diciamo, nella scatola viene pubblicizzato magari in piccolino il fatto che stimolano comunque l'attività intestinale. Esatto, invece questo cereale proprio è focalizzato solo su quello. Esatto, cioè serve a fare solo quello. Perché si chiama? No, aspetta, voi direte si chiamerà Bifidus Actiregularis Magnificus Scatologicus, che cazzo ne so io. Qualche nome catchy così. No. Si chiama Poop Like a Champion, cioè caga come un campione. E questa scatola di cereali strapieni di fibre, ogni fibra possibile immaginabile, lassativi naturali, tutto. Sì, è composto da elementi naturalissimi. Sì. Dicono che non sia buonissimo.
benissimo. Non no, dicono che sa di cartone, per sì. la precisione, e che assomiglia alla pappa del cane. Però mezza cup, mezza tazza. Porzione, mezza porzione, fornisce il 64% delle fibre necessarie per una dieta equilibrata al giorno. È vero. Quindi voi pensate già che una tazza intera cagate come l'anima. Proprio... Cagate l'anima. È molto bello il claim di questo cereale, cioè... the number one high fiber cereal for number two, quindi il cereale numero uno per fare la numero due. Lo consiglio però, se volete comprarlo, esatto. C'è su Amazon statunitense, purtroppo costa $12, una sassata, però sì. Se volete fare un bel regalo a Pierpaolo, esatto, per favore, voi statunitensi, no. Che seguite l'idiozia, no, non serve statunitensi, voi tre che seguite l'idiozia, fate una collettina, mettete sì. 4-5 euro a testa, inviate a Pierpaolo Greco presso NetAddiction, piazza Archimede, quel cazzo che è Archimede, sì, quel cazzo che è a Terni, mandategli la scatola, ecco, fate un favore a tutti. Pupleck Champion. Ma arriviamo, dopo aver parlato di stronzi veri, dopo aver parlato di cacca reale, sì. Parliamo della cacca di un cervello, non è cacca, di uno stronzo, di uno stronzo, una persona, uno stronzo. Perché caro Andrea, se tu domani compissi gli anni, attento, sì. Che mi lancio in dei tempi verbali, sì, rischiosissimi, attenzione, e io ti regalassi una luxury car, un'automobile strepitosa, una BMW, tu saresti contento? Che reazione avresti? Io sarei felicissimo. Mi diresti? Ti direi anzitutto, ma cos'è successo? Hai vinto la lotteria, eccetera. Certo. No, poi... ho fatto i soldi con l'idiozia. E sarei felicissimo perché avrei avuto solo come regalo di compleanno una meravigliosa BMW. Una BMW del valore di una cinquantina di migliaia di dollari. Addirittura. Ecco, quindi, ecco. Cazzo. Tu saresti stato contentissimo. Io contentissimo. Invece, questo anonimo giovane indiano... Sì. Ovviamente di una famiglia ricchissima. Ha compiuto non so quanti anni, quindi, troppi per quanto sì. Stronzo è. Esatto, già ci sono tutte le componenti per definire uno stronzo. Esatto. Sì. Allora, ha ricevuto per il suo compleanno questo regalo dai suoi, sì. Però lui, attenzione, voleva la Jaguar. La BMW super lusso non gli andava bene. Perché non è così esclusiva. No. Ce l'hanno un po' tutti. Poi la Jaguar costava quei $20,000 in più, sì, quindi sì, sai, sì. Gli sembrava un po' il regalo di serie B. Allora, tu dirai, avrà fatto una piazzata, avrà sbattuto i piedi, papi, no, comprami una Jaguar, cazzo, sì. andiamo a cambiarla, guarda, quei $20,000 li metto, $20,000 li metto io, sì, ma voglio la Jaguar, no. Questo giovane indiano, questa BMW gli stava qua, gli ribadiamo, stava... stronzo, facciamo sì. Anche lo spelling. Cosa ha deciso di fare? Ha preso la BMW nuova di pacca, mandando a fanculo i genitori e tutta la sua famiglia. Cosa ha fatto? L'ha buttata nel fiume. Vaffanculo a tutti. L'ha buttata nel fiume, fottendosene della miseria in India, sì. Vivono veramente con una ciotola di riso, ci mangiano per un mese, fottendosene di tutto e tutti. E poi però ha fatto anche il gesto di andarla a recuperare con un gommone, dopo un po'. Oltre che stronzo, pure coglione. Quindi ha ricevuto questa cazzo di Jaguar? Non credo, non credo. Spero e penso che abbia ricevuto una jaguarata di schiaffi in faccia. Sì, sì. Però voi, se volete, allora, regalare a Pierpaolo i cereali e a noi la BMW, sì. Ci va bene anche smezzare. La siamo giorni pari e dispari un po' io e Andrea. Sono d'accordo. Ciao, alla prossima. Ciao, abbasso la GameStop. Ciao.